Migi, sei tornato. Che dovere stai svolgendo ora? Sono diacono dell'irrigazione. Fantastico. Quali problemi ci sono ancora nella chiesa? Devo parlarti di tua sorella Lilan. Da quando ho iniziato a credere in Dio, qualunque problema avessi, lo risolvevo sempre da sola. Hai pagato questo prezzo. Tu persegui la verità. Se continui a parlare così, si sentiranno limitati. E limitati, se... dici? I leader e i diaconi evidenziano i tuoi problemi per aiutarti, non per metterti in difficoltà. Dobbiamo accettarlo da Dio. È diacono dell'irrigazione da oltre 6 mesi, ma non ha risolto i nostri problemi pratici. Spesso rimprovera gli altri. E fratelli e sorelle si sentono molto limitati da lei. Favorevole a rimuoverla. Anch'io. Favorevole. Dimmi, chi tra i leader e i lavoratori non mostra corruzione nei suoi doveri? Quando hanno visto che mostravo arroganza e rimproveravo gli altri, mi hanno rimossa. Non mi stanno solo soffocando. Io sono tuo fratello. Come potrei farlo? Penso che voi siate falsi leader e lavoratori. Dire certe cose significa turbare la vita della Chiesa. Loro devono riflettere! Tutti abbiamo condiviso con te più volte, ma non manifesti alcun rimorso. Continui a diffondere giudizi durante le riunioni. Sarà pericoloso se continui a creare disturbo così. Se Lilan viene davvero espulsa, cosa le succederà dopo? Dio salva quanto più possibile. Perché non darle un'altra chance? Durante le nostre riunioni, Lilan continua a disturbare. Sì. Sorella Wu non crede più da tempo. Ed è così turbata che non vuole partecipare alle riunioni. Sai che Lilan è una malfattrice, ma le permetti di rimanere nella chiesa e disturbare gli altri. Non stai cercando di proteggerla? Se sei in armonia con coloro che io detesto e con i quali non concordo e nutri ancora amore o coinvolgimento personale nei loro confronti, non sei disobbediente. Non stai intenzionalmente resistendo a Dio. La mia indole corrotta non era stata purificata. Ero ancora sotto l'influenza di Satana. Avevo davvero bisogno di giudizio e disciplina da parte di Dio. Amen. Amen. Le azioni di Dio sono meravigliose. Tutte. Amen. Lode a Dio. Lode a Dio.